restare sul mercato e essere scelti dai consumatori non è sufficiente realizzare ottimi prodotti, ma serve anche operare come buoni cittadini. È facendo proprio questo principio che Procter & Gamble ha deciso di sviluppare il concetto di cittadinanza d'impresa, come valore di riferimento sia delle proprie azioni di corporate social responsibility, sia delle stesse scelte di business. Procter & Gamble cittadinanza d'impresa significa elevare il concetto di sviluppo sostenibile, ovvero includere anche etica e responsabilità d'impresa, aiuto alle comunità, parità di genere, diversità e inclusione e sostenibilità ambientale. Procter & Gamble ha portato la propria visione in tema di CSR all'incontro Le rotte della sostenibilità, svoltosi a Roma all'Università LUMSA, fornendo sia un breve bilancio delle attività già realizzate, sia alcune anticipazioni sui programmi per il 2018. Sicuramente la sostenibilità ambientale rimane centrale nelle strategie dell'azienda. Recentemente, in collaborazione con la nostra joint venture FADER, joint venture paritetica tra Procter & Gamble e Gruppo Angelini, abbiamo inaugurato il primo stabilimento al mondo, il primo impianto al mondo in grado di riciclare il 100% dei prodotti assorbenti per la persona usati. Altro elemento che in Procter & Gamble caratterizza prassi e procedure aziendali è la trasparenza, perseguita lungo tutta la filiera di produzione, dai fornitori ai distributori, fino al rapporto con la clientela. Procter & Gamble ha sempre puntato sulla trasparenza, abbiamo parlato prima di etica e responsabilità d'impresa, questo significa trattare i nostri dipendenti nella maniera migliore possibile affinché possano esprimere il proprio potenziale, avere dei rapporti trasparenti con i nostri partner commerciali, per cui le regole sono chiare a tutti quanti e con tutti i nostri fornitori. Questo per noi significa trasparenza e ovviamente operare alla luce del sole. L'incontro romano dedicato alle rotte della sostenibilità è stato organizzato dal Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale come tappa di avvicinamento all'appuntamento nazionale a Milano, in Bocconi, il 2 e 3 ottobre 2018.